Ha fatto discutere tanto in campo con le sue grandi qualità e con le sue grandi prestazioni, quanto fuori per il suo carattere acceso, forte e determinato. Al tuo fianco è lo speciale che dedichiamo a Stefano Tacconi, ex portiere dell'Avellino, della Juventus e della Nazionale, che combatte e che gioca la partita più difficile della sua vita dopo il malore del 23 aprile 2022. In questa intervista rilasciata ai nostri microfoni soltanto pochi mesi fa, Stefano Tacconi ripercorre la sua vita e la sua strepitosa carriera calcistica. Lo stesso di oggi. Indecifrabile, mia mamma e mio padre erano terrorizzati da quello che potevo fare il giorno dopo e oggi secondo me anche mia moglie e i miei figli sono terrorizzati da quello che posso fare domani. Mi controllano perché sono un tipo un po' particolare, forse aver fatto questo mestiere di portiere mi ha anche aiutato forse, perché insomma essere un po' bizzarro, un po' strano caratterialmente, però mi ha permesso di essendo il ruolo del portiere singolo, non di squadra, mi ha permesso di autogestirmi in un modo particolare. Eravamo a pranzo oggi insieme con Giovanni di Somma e parlavamo, che a Giovanni dicevo: io sono stato la tua fortuna, però è stata anche la mia. Perché io ho rifiutato l'Inter, tu sei andato all'Inter, io sono andato alla Juve e tu sei andato al Porto, insomma, e abbiamo vinto tutte e due la Champions League, abbiamo vinto tantissimo, insomma, è stato un bene per tutte e due, insomma. Avellino è stato un lancio, un'esperienza importante con un presidente che prima venivano le regole di educazione, di tutto, insomma, avevamo anche timore di vederlo arrivare, però ci ha permesso anche di essere autogestiti da noi stessi nel proprio mestiere, perché insomma dovevi comportarti in un certo modo, perché insomma avere un presidente del genere, insomma. 1980-1983, un triennio ricchissimo di soddisfazioni per un giovanissimo Stefano Tacconi che si ritrova a giocare con la maglia biancoverde, la maglia dell'US Avellino. Il presidente è ovviamente Don Antonio Sibilia, che lo coccola, ma non solo, bastone e carota per uno dei più grandi presidenti della storia biancoverde. Stefano Tacconi ovviamente ricorda quella esperienza macchiata dal dramma del 1980, ovvero il terremoto che consentì però all'Avellino di raggiungere una strepitosa salvezza. Non ho mai, è venuto, secondo me, è un mio parere, Antonio Sibilia non pensava di salvarsi con meno 5 a 16 squadre e 2 punti. E ha preso tutti quelli che sono retrocessi delle altre squadre, perché io, Vignola, Crescimanni, Tagliaferri, Ferrari, Ferrante e tanti altri. Aveva messo una squadra tanto per metterla lì con meno 5, tanto. No. E invece pian piano, poi insomma, a parte il terremoto, a parte tutto quello che è successo in quel periodo, si è creata una famiglia, si è creato un gruppo, secondo me. Quando, non so se hai visto le sfide, il miracolo Avellino, insomma, è quello, che tutti quanti noi ci siamo uniti dopo il terremoto con tutta la cittadinanza, con tutto il popolo di Irpino, insomma, c'è stata questa famiglia, un'unione, che ci ha permesso proprio caratterialmente, uno per uno è uscito fuori con tutto il suo carattere e siamo riusciti a fare questo miracolo che secondo me era impossibile. Sì, beh, meno male che io ero dietro Vignola, perché Vignola ci aveva promesso 5 milioni a testa se ci vendeva la Juve. Siamo andati a ritirare questi 5 milioni, solo che c'era prima di me Vignola che si prese uno schiaffone. E io, essendo dietro, ho visto la scena e gli ho detto: commendatore, io sono venuto a salutarla perché la ringrazio di tutto quello che ha fatto. Non chiedendo niente, insomma. Però il commendatore aveva un amore viscerale verso i giocatori, nonostante essere uno burbero, sai, come si comportava, però la gente di Avellino, che lo ami per tutta la vita, perché ha fatto anche del bene a
la gente, insomma, nonostante tutto. Salvezze costruite con qualità tecniche senza dubbio, con carattere senza dubbio e con determinazione, ma soprattutto grazie alla famosissima legge del Partenio, Stefano Tacconi spiega in poche parole in cosa consisteva. Beh, si costruiva spegnendo la luce del sottopassaggio. Avevamo uno che gli davamo un segno di chiudere il sottopassaggio e cominciamo a picchiare subito. Poi si riaccendeva la luce e gli dicevamo: hai capito chi vince oggi? Questa era la legge del Partenio, la legge dei più deboli ma più forti caratterialmente. È normale che quando veniva l'Inter, Milan, la Juve, che era impossibile sconfiggerli, però insomma a volte rischiavano anche la pelle. Stefano Tacconi non resta nel cuore dei tifosi dell'Avellino solamente per le parate, non resta soltanto per le prestazioni, ma resta anche per l'uomo che insieme ai suoi compagni è riuscito ad essere un'unica cosa con la popolazione irpina nell'anno del terremoto. Il dramma di una popolazione, dalla felicità del 4-2 con l'Ascoli, nonostante tutto quello che è il potevamo dare noi come squadra di felicità a questa popolazione, è arrivato quest'altro dramma del secondo in un anno e che purtroppo con 6.000 morti, gente che quel giorno con l'Ascoli c'era gente che è venuta da tutta l'Irpina, che la sera si è trovata anche il cadavere, insomma forse ci ha uniti talmente viscerale tra noi e il popolo avellinese e che insieme siamo riusciti a portare una gioia nonostante il dolore che c'era, perché noi eravamo consapevoli che vincendo nel campo davamo qualche soddisfazione, qualche entusiasmo a un popolo terrorizzato. Io credo che quell'anno sia stato, come dicevo prima, accorporato vari caratteri della squadra che ci ha permesso di salvarci, perché insomma eravamo veramente amici uno con l'altro, si andava insieme a cena, organizzavamo le cene con l'allenatore Olione, a volte pagava anche lui spesso le cene del giovedì, vuol dire che c'era una famiglia che ci ha permesso veramente di continuare a essere amici per tanti anni. Dopo 40 anni oggi siamo ritrovati a mangiare insieme, a raccontare stronzate, ma quelle vere, quelle di amici, era un calcio diverso da oggi, insomma, credo che insomma, rimarremo amici per tutta la vita. L'affetto dopo il terremoto, di essere normali, non calciatori, di essere normali e di essere uguali alla popolazione, perché abbiamo avuto anche noi l'effetto terremoto, la paura, il dramma, la terrorizzazione, il tremore, cioè, tutto quello che ha sentito il popolo l'abbiamo sentito anche noi, e per quello che ci siamo uniti a loro, perché sapevamo quello che hanno subito, perché l'abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle. E l'affetto dopo, anche dopo, nonostante il dramma, per dire, quando c'era il derby di Napoli andavamo dal macellaio a prendere un filetto, ce ne davano 10, perché Tacco mangia che domenica c'è il derby, ma io mi serve un filetto, mangia che domenica c'è il derby, devi mangiare. C'è la generosità di questa popolazione, insomma, che io tuttora vado a mangiare da sabatino, non riesco a pagare, io qua non riesco a pagare una lira. Vado al bar, non pago, vado al ristorante, non pago. E questo dopo 40 anni vuol dire che hai lasciato un ricordo che a me mi inorgoglisce, perché insomma vuol dire che hai lasciato qualcosa di buono.
Carattere forte, acceso, dicevamo, determinato forse troppo, non le mandava mai a dire Stefano Tacconi, soprattutto nelle interviste, soprattutto nei post-gara. Le multe dell'allora presidente della Juventus, Giampiero Boniperti, ne sono la testimonianza. Come si definisce, o meglio, come l'hanno definito? Semplicemente, guascone. Guascone. Così mi hanno detto i giornalisti, guascone. No, io quando prendevo qualcuno dicevo la mia stronzata quotidiana, pagavo la mia multa, per, sapevo di avere la mia responsabilità, però ne godevo, insomma. Mi piaceva stuzzicare, mi piaceva la vita ancora tutt'oggi mi ricordano tutte le mie stupidaggini che ho detto. Capitan Fracassa, Guascone, Patos, Brera, Caminiti. Però sono ancora qua a parlare di Avellino, di Juventus e Nazionale. Ma già straparlavo anche Avellino, insomma. Sibilia non è che era gentile, dovevo stare un po' zitto ogni tanto. Però era il mio carattere, insomma. Io, quando non parlavano di me per una settimana, mi incazzavo. Allora dovevo inventarmi qualcosa e lo dicevo anche Boniperti e diciamo che quelle multe erano per me un mio, diciamo un mio, una mia pubblicità iniziale, dicevo tanto devo pagare 30-40 milioni all'anno, bene, la pago come pubblicità e non scaricavo dalle tasse, però insomma le mie stronzate le pagavo, ma ero contento. Non solo il terremoto in Irpinia nel 1980, Stefano Tacconi si ritroverà a vivere un'altra tragedia. 5 anni più tardi, finale di Champions League, Juventus-Liverpool, stadio Eisel, 39 morti. Questo è il bilancio. Ma sono drammi che uno ha passato e le può raccontare. Però credo che se io sono qua a parlare del terremoto di Avellino, della mia storia di Avellino, posso raccontare la storia di lei, se le posso raccontare dei 39 morti, non dimenticarli. Sappiamo benissimo tutti quanti che era giusto non giocare, ma lo sappiamo, abbiamo dovuto giocare per forza, abbiamo dovuto alzare la coppa per forza per tenere dentro lo stadio i tifosi della Juventus. Sappiamo benissimo che la riteniamo non una coppa importante, però abbiamo dovuto giocarla, l'abbiamo giocata e tu pensa che la mia miglior partita della Juventus non posso raccontarla. Però insomma, se siamo qui a parlarne vuol dire che è un buon segno, perché ricordiamo i 39 morti, perché non puoi andare a vedere una partita di calcio e gioire per questa società e tornare a casa dentro una bara, credo che. E nonostante 35 anni, credo che ancora qualcuno non ha capito. Ma com'è possibile che un portiere del calibro di Stefano Tacconi, a tratti il più forte d'Europa, a tratti il più forte del mondo, abbia collezionato solamente 7 presenze in nazionale? Il motivo porta a un nome e un cognome. Walter Zenga. Pensavo di non andare mai in nazionale perché insomma avevo già 33 anni, Zenga ne aveva 30, veniva dall'Under 21 di Vicini, e aveva già fatto il terzo portiere dei mondiali dell'86, una volta la nazionale erano gerarchie che chi veniva da un mondiale passava al mondiale dopo come titolare, ma non, io non mi sono mai preoccupato su questo perché ho fatto la mia esperienza per 5 anni, mi sono fatto 30 passapartite olimpiche, mi sono fatto un'Olimpiade da titolare, siamo arrivati quarti, ma l'esperienza nazionale è stata fondamentale anche perché poi era secondo me una nazionale, la più grande nazionale di tutti i tempi, perché il 90 era, credo che siano stati i giocatori più forti del mondo, poi basta vedere che quell'anno abbiamo vinto Coppa UEFA, Coppa e Coppa Campioni, insomma, tre squadre italiane, Sampdoria, Milan, Juventus. In più la finale era la Fiorentina con noi ad Avellino. Guarda caso, l'ultima coppa della mia vita calcistica l'ho vinta da capitano Avellino, insomma, è già buono. Oh, per l'amor di Dio. Io sono abituato a comandare, non a essere comandato.
ho qualche difficoltà con qualcuno che possa dirmi quella che devo fare. Ho sempre fatto di testa mia, quindi se qualcuno mi dice quella che devo fare comincio già a incazzarmi. Intanto di essere un atleta, di rispettare le regole, sai benissimo che se vuoi fare il calciatore professionista che puoi guadagnare tanti soldi devi avere delle regole. Rispetto, educazione, rispetto per i compagni, rispetto per gli avversari, rispetto per i tifosi, rispetto per tutti, insomma, sapendo benissimo che non tutto ti è dovuto, ma tu devi dare molto di più di quello che ricevi, insomma, se hai la voglia devi avere dei blocchi che altri compagni tuoi della tua età non possono avere, che vanno in discoteca, che vanno a divertirsi, tu non puoi andare, cioè è una scelta. Se scegli di fare l'atleta, il calciatore o qualsiasi altro tipo di sport, devi avere dei blocchi personali con il mondo che ti circonda, perché non puoi sicuramente più avere gli amici d'infanzia, gli amici giovani, dei diciottenni, ventenni. Devi fare il calciatore, devi avere 10-12 anni di carriera, di sacrifici, e sapere che quello che guadagni te lo sei sudato, insomma, non ti è dovuto. Ogni tanto cucino, sì. Non pulisco la cucina, ma cucino. No, è stata sempre una mia passione. Adesso ho anche i vini, ho una cantina in Piemonte, io e mio figlio vendiamo vino, facciamo vino, siamo felici. Sì. E poi abbiniamo la mia passione della cucina con il vino. Io cucino e abbino il vino nostro. Una promozione particolare, diversa da tante altre, insomma. Tu sai benissimo che quando uno comincia una carriera e una passione per il vino, che non è un nome, fa più fatica, deve fare pubblicità, io non la faccio. Ma i quartieri alti della Bellino sono professionisti, quelli seri, non quelli semi-pro oppure della serie C. È normale che, come tutte le grandi squadre, noi abbiamo avuto un decennio di vittorie, il Milan ha avuto un decennio di vittorie, l'Inter ha avuto un decennio di vittorie, la Bellina ha avuto un decennio fantastico, però io ho sempre detto che per vincere o rimanere ai vertici ci vogliono sempre società serie, società in cui ti possano permettere di avere, di sentire le tue spalle difese. Un calciatore, se non vede una società seria che non ti paga o paga dopo, non paga i contributi o non paga quella età, è normale che non raggiungi dei risultati. Invece se hai una società che ha degli obiettivi da raggiungere, che non possono essere domani, dopodomani, degli obiettivi in cui possa permettere a un allenatore, a dei giocatori di sentirsi protetti, nel senso di tanto lo stipendio lo prendo, allora è giusto che debba il doppio di sacrificio mio alla società, perché insomma la società che paga, che fa sacrifici, e così è stato anche per noi dell'Avellino, nonostante prendevamo veramente poco, ma quello che ci dava ce lo dava ogni mese. Ci faceva mangiare bene il commendatore, però voleva delle risposte, insomma. Io dico sempre che come se apri un ristorante, no? Quando fai pagare il conto, devi metterci il 30% della merce, il 30% di guadagno e il 30% delle spese. Vuol dire che il 30% della società, il 30 dei giocatori, il 30 anche dei tifosi, cioè vuol dire che se paghi il conto e hai mangiato bene, hanno tutti mangiato bene e sono tutti contenti, ma se qualcuno mangia male è normale che hai difficoltà a gestire una società.
Con l'arrivo della famiglia D'Agostino al comando dell'US Avellino, Stefano Tacconi diventa brand ambassador dei lupi, ovvero ambasciatore dell'Avellino nel mondo, un ruolo che gli calza a pennello perché lui della sua esperienza in biancoverde ne ha sempre parlato con grandissima emozione. Ma per me è la seconda casa, se non la prima, nel senso che qua ho vissuto 3 anni stupendi, 3 anni fondamentali per la mia carriera calcistica. Mi ha permesso di formarmi, di migliorarmi, e che sai benissimo che quando giochi una squadra di Serie A in periferia devi moltiplicare le tue forze, perché sai benissimo che altre squadre sono più forti, oppure sulla carta potrebbero essere più forti, però insomma quando giochi sono passato adesso davanti al Partenio, insomma mi ha fatto un po' un effetto particolare, perché abbiamo fatto tante battaglie che mi hanno portato alla Juventus e vincere quello che ho vinto, e credo che merito anche della città di Avellino, della società di Avellino, dei tifosi di Avellino, insomma. Credo che sia stata una famiglia quei 3 anni, perché abbiamo passato il terremoto, abbiamo passato il -5, abbiamo passato tante cose, insomma, e ti rimane sicuramente nel cuore. Ambasciatore dell'Avellino nel mondo lo sono sempre stato, perché insomma me lo sono sempre portato nel cuore. Se tu ben sai o hai visto, la prima maglia della mia Juventus era verde, era un ricordo, sicuramente un affetto da parte di questi meravigliosi 3 anni. Poi insomma ho avuto la fortuna di vincere un campionato e la salvezza dell'Avellino nell'ultima giornata a Torino, l'1-1 fatto a Torino con rigore di Colomba, insomma. Per me è stato vincere un campionato e vedere la mia ex squadra salvarsi, è stato per me una doppia soddisfazione. Un saluto ai tifosi di Avellino, sanno benissimo che l'affetto che ho per loro è tanto, anche perché insomma io sono qua anche oggi a inaugurare un club Juventus che forse dedicheranno a me, e ne sono orgoglioso, perché avere un club Juve ad Avellino, aver vinto la Coppa UEFA ad Avellino, insomma anche per loro è un regalo che posso fare e sono felice di farlo. Grazie Stefano. Grazie a voi. Stefano Tacconi, portiere indiscusso, indimenticato qui ad Avellino, forse il portiere più forte che ha protetto i pali della squadra biancoverde, combatte la sua più grande battaglia. Noi di Prima TV ovviamente gli siamo vicini con questa intervista, con questo speciale abbiamo voluto ricordare la sua carriera. A lui il più grande, più forte in bocca al lupo. Stefano, ti aspettiamo di nuovo a raccontare le tue gesta.